L'estraneo non mi provoca paura. Non è quello che non conosco che mi preoccupa. In un certo senso ho paura che le persone possano chiudersi troppo. Non ho perso fiducia nella società in cui vivo, però io la vivo in modo un po' più pauroso. Tante persone tendono a chiudersi vista la catena di eventi che sta accadendo e non credo che sia però una risposta giusta. È appunto il chiudersi la cosa di cui bisogna avere paura, non tanto l'aprirsi. Questo non mi impedisce di andare in piscina, di andare in palestra, di continuare ad andare al lavoro ai miei stessi orari. Quello che noi conosciamo è un po' un punto fermo, è un po' una nostra sicurezza. E quello che non si conosce fa paura. Credo che quando ci si trova confrontati a realtà come quelle odierne, cioè la risposta sia andare a scoprire le ragioni, a capirle per quanto siano magari assurde per noi e magari cercare un terreno di scambio, un confronto. Il fatto che tu ti senta colpito, tu ti senta un bersaglio nella vita quotidiana, a lungo andare, secondo me, è una forza che logora, è una paura che intacca questa fiducia, questa generosità. La paura non deve impedirti di prendere delle decisioni e di continuare e di sperare, perché la speranza, anche che sembri un po' meno rosea, la speranza c'è. Trovo che sia la mancanza di conoscenza dell'estraneo che crea paura, e quindi la conoscenza è l'unica cura.